Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Udinese TV. Sono iniziate nel pomeriggio alle 15:30 le consultazioni del Premier incaricato Draghi con le forze politiche. Si concluderanno sabato in tarda mattinata. I primi ad essere ascoltati da Draghi sono stati i partiti più piccoli, da Azione e Più Europa al MAIE, poi ancora CD, Europeisti MAIE, Misto Camera. E poi domani invece toccherà alle 11 alle autonomie, ancora LeU, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Le consultazioni si concluderanno sabato alle 11 con Lega e Movimento 5 Stelle. Gli incontri sono previsti di durata di mezz'ora o di un'ora a seconda del peso dei partiti. Il centrodestra si presenterà con le delegazioni dei singoli partiti singolarmente e non unito, come avvenuto invece nel primo giro di consultazioni con Mattarella e poi anche con Fico. Intanto Conte apre al tentativo di Draghi di formare il governo che succederà al suo D'Amè. Nessun ostacolo a Draghi, ha detto Conte. Auspico la formazione di un governo politico. E ancora i sabotatori, cercateli altrove, ha detto il premier dimissionario, che rassicura il Movimento 5 Stelle: ci sono e ci sarò sempre. Ah, Partito Democratico e LeU, dice, continuiamo a lavorare insieme. Ma andiamo a sentire le dichiarazioni di Conte. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella. È stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali che per quanto riguarda i rapporti personali. E desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato il presidente neoincaricato Mario Draghi. È stato un colloquio lungo, un colloquio molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove. Io ho sempre lavorato, continuerò a lavorare per il bene del paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico, sociale e quindi nell'interesse dei cittadini, per il bene del paese. Da questo punto di vista auspico un governo politico che sia solido e che abbia quella sufficiente coesione per poter operare scelte politiche, eminentemente politiche, perché le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici. E mi rivolgo adesso agli amici del Movimento. Io ci sono e ci sarò. E come pure dico agli amici del PD e di LeU, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme perché il nostro progetto politico, che ho sintetizzato nella formula Alleanza per lo sviluppo sostenibile, è un progetto forte, concreto, che aveva già iniziato a dare buoni frutti. Dobbiamo continuare a perseguirlo perché offre una prospettiva reale di modernizzare finalmente il nostro paese nel segno della transizione energetica, della transizione digitale, della inclusione sociale. Grazie. E sull'incarico a Draghi per formare un nuovo governo è intervenuto oggi anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Ha sottolineato anche quello che deciderà di fare la Lega di Salvini. Vedo da parte di Salvini senso di responsabilità, ha detto Zaia. Ci sono delle fasi sancite della Costituzione. Di sicuro la Lega non chiederà posti, ma Salvini chiederà lumi sulla ripresa economica. Per chiunque governerà non sarà una passeggiata, ha detto Zaia. Sentiamo.
Sentite, il nuovo Presidente del Consiglio ha sul tavolo un'opportunità che ce l'ha l'Italia, che sono 222 miliardi di recovery fund. Perché erano 209, ma mi hanno spiegato che sono diventati 222, non chiedetemi perché. E se mi chiedi di Draghi, di certo lo standing internazionale ce l'ha. Di certo è persona, istituzione, diciamo, riconosciuta e stimata a livello internazionale. Dopodiché io non conosco le progettualità e questo è un confronto che compete alla politica. Ovvio che si troverà un dossier sicuro, che è quello dell'autonomia, e l'altro immediato, che è quello del Covid. Perché il Covid ha implicazioni economiche, sociali, ma anche sanitarie ancora. Ma io vedo da parte di Salvini senso di responsabilità, nel senso che poi c'è anche una ritualità che va al di là della ritualità. Ci sono delle fasi che sono sancite anche dal punto di vista costituzionale, no? L'incarico assunto con riserva, che è una procedura ufficiale, l'incontro con le forze politiche non è una roba per dire, come si può dire, sprizza e oliva, tanto perché dobbiamo farlo, ci chiudiamo dentro un quarto d'ora in una stanza e diciamo che abbiamo fatto l'incontro. Per parlare di quale vuole essere l'impianto da parte del... Lasciate perdere che si chiami Draghi, che sia professor Draghi, che autorità, c'è cioè un'istituzione, c'è... Cioè. Lasciamo perdere, ma chiunque sia l'incaricato, il presidente incaricato, deve incontrare forze politiche e dire: ragazzi, io voglio fare questo, 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 sostenetemi su questa via. Siamo in una democrazia, funziona così. Penso che avranno l'incontro, se non mi sembra di aver capito male, oggi si incontreranno. Di certo la Lega non va a chiedere posti, questo è poco ma sicuro, ma se fossi io al tavolo chiederei dell'autonomia, cioè ovvio, farei questa domanda subito. Però immagino che Salvini poi presenterà, come annunciato, anche lumi sull'idea di ripresa economica, sulla tassazione, sulle riforme da fare. Certo è che chiunque vada a gestire questo paese, a governare questo paese, sa che non sarà una passeggiata, questo è poco ma sicuro. Lo dico da amministratore, E nella consueta conferenza stampa quotidiana Zaia ha riportato anche gli ultimi dati sui contagi di Covid-19 in Veneto, 896 i nuovi positivi, un'incidenza molto bassa, ha spiegato Zaia. Gli attualmente positivi in Veneto sono 28.704, ieri erano 30.000, 1.978 i ricoverati, 91 in uscita dall'area non critica, invariata la terapia intensiva, 62 i decessi giornalieri in Veneto. Vediamo i dati del Friuli Venezia Giulia, dove nella giornata di oggi, secondo il bollettino della Protezione Civile, sono stati registrati 355 nuovi positivi, un numero questo che arriva dall'esito dei tamponi molecolari e di quelli rapidi. 3.902 i tamponi molecolari che hanno portato alla luce 252 nuovi casi di positività, con un indice di positività sul totale dei tamponi pari al 6,45%. 1.881 invece i test rapidi che hanno scoperto 103 casi di coronavirus, con un indice di positività pari al 5,47%. I decessi registrati sono stati 16, cui si aggiungono 3 pregressi. I ricoveri nelle terapie intensive sono 64, uno in più di ieri, mentre quelli in altri reparti scendono a 550 dai 561 della giornata di ieri. E poi ci sono anche i dati del risultato del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, secondo la quale nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio il tasso di occupazione dei posti letto in area medica da parte dei pazienti Covid è stato pari al 45%, dato che pone la regione al terzo posto per tasso più alto in Italia dopo Marche e Umbria. Quello nazionale è del 32%, mentre quello relativo ai posti letto in terapia
terapia intensiva è pari al 36% contro la media nazionale del 26%. Entrambi i dati sono sopra la soglia di saturazione che è stata fissata al 40% per l'area medica e al 30% per le terapie intensive. Gimbe ha diffuso, suddivisi per regioni, anche i dati percentuali sui vaccini somministrati per categoria. In Friuli Venezia Giulia il 72% è stato inoculato agli operatori sociosanitari, l'11% agli ospiti dell'RSA e il restante 17% a personale non sanitario. La percentuale di popolazione del Friuli Venezia Giulia che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'1,63%, dato che pone la regione al terzo posto in Italia dopo Emilia Romagna e Valle d'Aosta. Infine i dati relativi al trend dei contagi. Secondo il report dei casi di coronavirus in regione nella settimana in questione, ovvero dal 27 gennaio al 2 febbraio, sono aumentati del 4,6%, 924 per 100.000 abitanti, contro i 1.036 della settimana precedente. Un incremento inferiore rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato un più 7,2, ma comunque superiore alla media nazionale che segna un più 3,4. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul Covid, in cui è stato reintrodotto il rosso scuro per segnalare le zone a più alto rischio e tra queste c'è anche il Friuli Venezia Giulia, oltre che la provincia autonoma di Bolzano, le due uniche aree in Italia sopra la soglia dei 500 casi ogni 100.000 abitanti, in base ai dati arrivati dai paesi entro martedì scorso. E l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ha dato parere positivo alle terapie con gli anticorpi monoclonali dopo mesi di discussione. Esulta una parte della comunità scientifica. Abbiamo chiesto al dottor Umberto Tirelli un commento, una spiegazione sul loro funzionamento. Sentiamo. Sono delle proteine che sono sviluppate in laboratorio contro la proteina spike del coronavirus, cioè quella proteina che è l'aggancio per attaccare le cellule umane che hanno un certo recettore che si chiama ACE2, che sono soprattutto presenti nel polmone, nelle vie respiratorie, ma anche in altri organi. Quindi bloccando questa via di attacco del virus alle nostre cellule, chiaramente questi anticorpi monoclonali sono molto 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 utili. C'è uno studio che è appena uscito sul New England Journal of Medicine che per la prima volta dimostra in maniera consistente che se entro 72 ore dall'inizio dell'infezione si usano questi anticorpi monoclonali si ha un vantaggio notevole nel bloccare l'evoluzione dell'infezione da una forma iniziale, una forma severa, perché il nostro problema è proprio quello, cioè bloccare l'evoluzione verso una forma severa. E il gruppo di controllo, invece, che non aveva fatto gli anticorpi monoclonali, ma un placebo, ha avuto invece un'evoluzione molto più importante. Nella malattia avanzata, nei pazienti soprattutto ospitalizzati con Covid avanzato, cioè con polmonite e quant'altro, questa terapia non aveva funzionato molto, c'era poca evidenza di questo vantaggio, mentre invece nei pazienti iniziali sembra esserci un grande vantaggio, e per cui sia il Regeneron sia l'anticorpo della Lilly sono auspicabili per essere utilizzati in Italia in tutti i pazienti. Già poi c'è già questa possibilità in un ambito di uno studio randomizzato nell'ambito di vari centri italiani, però sarebbe il caso che, come anche in altri paesi, in Germania in particolare, si possa utilizzarli in tutti i pazienti che sono positivi, soprattutto che hanno dei fattori di rischio, perché non è che tutti devono fare gli anticorpi monoclonali, ma quelli che hanno una forma iniziale di infezione da Covid e hanno dei fattori di rischio, che sono per esempio essere obesi, avere delle malattie cardiovascolari, avere un tumore, avere altre malattie, insomma, che li rendono più suscettibili di un'evoluzione verso una forma severa di infezione. Ecco, questi sono i pazienti che potrebbero beneficiare tantissimo di questa terapia, che io credo sarebbe veramente
un cambio radicale di approccio. E a un mese e mezzo dall'apertura si fanno i primi bilanci dei drive-in per i tamponi, come quello attivato a Perteule nella sede della Protezione Civile di Ruda. I 12 medici di medicina generale che qui vi operano hanno realizzato fino ad ora 1700 tamponi in 48 sessioni, riscontrando una positività nel 13,24% dei casi. Vengono realizzati in media 35 tamponi al giorno, 7 giorni su 7. Quello di Ruda è il primo drive-in attivato dai comuni, ha commentato il sindaco Franco Lenarduzzi, che aggiunge: il grande lavoro svolto in questi mesi dimostra che qui siamo in grado di gestire anche l'attività di vaccinazione, non appena sarà necessario procedere con i grandi numeri. In settimana, ha concluso il sindaco, incontrerò i medici per verificarne la fattibilità tecnica. E quasi 60.000 mascherine distribuite da aprile a dicembre a più di 30 strutture sanitarie e ospedaliere, associazioni, medici, comuni, case di riposo e aziende di trasporto pubblico della provincia di Udine. È il bilancio del progetto Friuli Solidale che Ceccarelli Group ha pensato e coordinato già a partire dalla prima ondata della pandemia. Un'idea, spiega Luca Ceccarelli, presidente del gruppo, operante nei settori trasporti e logistica, partita da mio padre Bernardino. Come era nel suo spirito, non ha esitato un attimo a contribuire in un momento difficile come quello in cui tutti ci siamo trovati a vivere dall'esplodere dei contagi. Un'idea partita da lui ma subito sposata da tutta l'azienda, che ringrazio, ha detto Luca Ceccarelli, così come tutti quelli che in vario modo hanno contribuito a realizzarla. È stata raggiunta la cifra di 18.000 euro con oltre 70 volontari tra donne e uomini che, grazie alla preziosa collaborazione di Confartigianato Udine, hanno cucito a mano durante il lockdown 57.000 mascherine distribuite appunto a più di 30 strutture. La cronaca adesso con un'operazione antidroga portata a termine dalla polizia di Udine. Ci dice tutto Luciana Idelfonso. Trasportavano a bordo della propria auto 358 grammi di cocaina purissima che una volta sul mercato avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. Per questo due cittadini stranieri sono stati arrestati nella tarda mattinata di ieri, colti in flagranza del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio. A scovare l'importante quantitativo, il personale della Polizia di Stato della squadra mobile del nucleo volanti della Questura di Udine. I due stranieri, un uomo 28enne alla guida ed una ragazza 18enne, entrambi residenti fuori regione, sono stati fermati da una volante al casello autostradale di Udine Sud, poco prima delle 11. Entrambi privi di documenti d'identità sono stati condotti in questura e dopo un'attenta perquisizione al veicolo sul quale viaggiavano, i poliziotti della questura hanno rinvenuto, ben nascosto in un vano sottostante le levi del cambio e del freno a mano, un sacchetto con all'interno 5 pietre di sostanza bianca, cocaina purissima per un totale di 358 grammi destinati alla vendita nel territorio provinciale e che avrebbero potuto fruttare al dettaglio almeno 40.000 euro. I due sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Udine e di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella serata di ieri verso le 22 un'altra volante della polizia ha controllato due giovani che si aggiravano in modo sospetto in una piazzetta del centro cittadino. Uno dei due, un marocchino di 23 anni, è stato trovato in possesso di mezzo panetto di hashish per un peso di 56 grammi. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri la polizia ha controllato complessivamente 117 persone e 64 veicoli. Denunciato per evasione degli arresti domiciliari ai quali era ristretto a seguito di un recente arresto sempre per spaccio di stupefacente, un cittadino udinese di 37 anni. E un cittadino moldavo di 29 anni e un 25enne originario dell'Afghanistan, entrambi residenti a Trieste, sono stati arrestati dai carabinieri per aver favorito l'ingresso di migranti irregolari nel territorio nazionale. Nel corso dei servizi di controllo sulla fascia confinaria, una pattuglia dell'arma in abiti civili ha notato un'auto con targa francese proveniente da un valico di confine secondario nei pressi di Rabuiese e con a bordo un numero eccessivo di persone. I carabinieri
carabinieri hanno seguito il veicolo fino all'interno di un cortile condominiale in centro città. Dall'auto sono scesi 5 migranti, iracheni e egiziani, che sono stati accolti da un uomo che si sarebbe dovuto occupare della loro sistemazione. Il conducente del veicolo e il basista sono stati arrestati e portati in carcere. I 5 migranti, dopo le visite mediche, sono stati identificati e accompagnati in una struttura di accoglienza. E a Monfalcone gli agenti della polizia locale hanno posto sotto sequestro 2 centri massaggi già chiusi a gennaio dello scorso anno al termine di un'indagine in materia di sfruttamento della prostituzione. Il gestore era stato allora arrestato e le verifiche nei 2 centri, con l'ausilio anche dell'azienda sanitaria, avevano portato alla luce gravi carenze strutturali e igieniche, tanto da portare all'emissione di un'ordinanza sindacale che imponeva il divieto di prosieguo dell'attività sino a che tali mancanze non fossero state sanate. I 2 centri hanno riaperto, uno con una nuova gestione, e il recente controllo della polizia locale ha fatto emergere ulteriori violazioni urbanistiche. In uno dei 2 centri sono state inoltre rilevate molteplici mancanze in tema di rispetto della normativa anti-Covid. Per questo, oltre alla sanzione di 400 euro, è stata disposta la chiusura del centro per 5 giorni. Incidente in tangenziale ovest a Udine all'altezza di Pagnacco in direzione sud questa mattina verso le 9. Si è trattato di un tamponamento tra 2 mezzi pesanti. Ferite fortunatamente lievi per i 2 conducenti, ma il traffico, come vediamo anche in queste foto, ha subito forti rallentamenti. E ancora cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza di Udine che ha portato al sequestro di 440.000 litri di carburante di contrabbando. Sentiamo Francesca Santoro. 14 complessi veicolari, formati da matrice rimorchio e 440.000 litri di carburante, soprattutto gasolio, sequestrati, con 5 persone arrestate e 28 denunciate. Questo è il bilancio del recente impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine a contrasto del contrabbando di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione. Il danno per l'erario, corrispondente all'imposta evasa, è stato quantificato in oltre 380.000 euro, mentre le relative sanzioni sono pari a 3.800.000 euro. I trasporti irregolari sono stati realizzati con l'impiego di autocisterne con capacità superiore a 30.000 litri, ma a volte i contrabbandieri hanno fatto ricorso ad autoarticolati telonati. In tutti i sequestri operati dai finanzieri, il gasolio trasportato era sempre scortato da documenti di viaggio inattendibili, perché indicanti prodotti di natura diversa da quella reale, come vernici e solventi, in modo da non risultare formalmente soggetti ad accisa. Per dissimulare il trasporto illecito, il prodotto petrolifero sequestrato è risultato adulterato con additivi, che ne modificano la composizione chimica, facendolo in apparenza ricadere in una classe merceologica diversa da quella sottoposta ad accisa, per sfuggire alle imposte dovute per i prodotti destinati all'autotrazione. Responsabili del contrabbando sono per lo più società e imprese dell'est Europa che trasportano la merce verso aree industriali e magazzini del centro-sud della penisola. I carburanti sono qui stoccati in depositi attrezzati con pompe erogatrici per essere poi ceduti a prezzi competitivi e in completa evasione d'imposta. Via libera allo sci dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla. Impianti chiusi nelle regioni arancioni e rosse, quanto avrebbe deciso il Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto si apprende al termine della riunione in cui è stato esaminato il protocollo messo a punto dalle regioni lo scorso 28 gennaio. Su questa notizia vi aggiorneremo anche nelle prossime edizioni del nostro notiziario, perché adesso siamo pronti in questi ultimi minuti di TG per la pagina sportiva. E allora subito da Alessandro Surza in diretta dalla sala stampa della Dacia Arena. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buon pomeriggio, buongiorno a te Angela e buon pomeriggio anche a tutti i nostri telespettatori che ci guardano da casa. Sì, è giornata di antivigilia, quella di oggi per l'Udinese che si è allenata alle ore 12 sul campo del Bruseschi proprio per continuare la preparazione in vista del delicato match contro il Verona di domenica alle ore 15 alla Dacia Arena. Match contro il Verona che ha appena acquistato dall'Udinese Kevin Lasagna, che è andato ad unirsi alla banda degli ex bianconeri, visto che in gialloblu ci sono già Barak e Faraoni.
Loro tre saranno i protagonisti, insomma, del match qui contro l'Udinese, Udinese che dovrà appunto stare attenta alla voglia di rivalsa soprattutto dell'ex capitano KL15, che ovviamente noi speriamo possa fare bene a partire da lunedì, no? E quindi non fare male a noi. Un Udinese che contro il Verona deve ritrovare quella vittoria che in casa manca dal 22 novembre. È passato tanto tempo, in mezzo sono stati momenti gioiosi, momenti difficili. Adesso l'Udinese è di nuovo in un momento positivo perché non perde da 3 partite, due di questi sono stati ottimi pareggi contro squadre fortissime come Atalanta e Inter, poi la bella vittoria convincente contro lo Spezia firmata Rodrigo De Paul. È proprio da lui in realtà che partono i ragionamenti di Luca Gotti, o meglio, proprio da lui per il fatto che non ci sarà. E quindi il tema di tutta la settimana è chi sostituisce De Paul. Il ballottaggio in realtà è diverso, ma è formato da Llorente e Makengo, perché se gioca il giovane francesino, Pereira resta sulla tre quarti con Deulofeu unica punta, come visto contro lo Spezia. Molto più probabile invece la scelta del Re Leone, del basco Fernando Llorente, arrivato molto sorridente nei giorni scorsi, ha già esordito mezz'ora contro lo Spezia, non gioca titolare da davvero tantissimo tempo. Ecco, questo è il dubbio, no? di Gotti, ma sembra che alla fine possa lanciare lui con Deulofeu, quindi leggermente arretrato, e Pereira sulla linea dei centrocampisti, proprio in sostituzione di Rodrigo De Paul. Questo dovrebbe essere il grande ballottaggio, perché l'altra notizia della settimana è che Stefano Caca sta bene, ha ripreso gli allenamenti, adesso deve ritrovare la forma perché anche lui è assente proprio da quella partita contro il Genoa. Probabile che possa già giocare uno spezzone, magari proprio in tandem, in staffetta, no? Con Fernando Llorente. Quando uscirà lo spagnolo potrà entrare l'azzurro, ma insomma queste sono valutazioni poi che farà Gotti in base anche a come starà giocatore domani. L'altra notizia è quella del rientro di Samir in difesa, da cui non si scappa. Il brasiliano ha scontato il turno di squalifica domenica e sarà pronto a riprendersi il suo posto. Forse perché? Perché forse? Perché Bonifazi, Neuting e Becao hanno oggettivamente giocato una partita perfetta e diviene difficile togliere qualcuno, nonostante Samir sia un giocatore considerato a tutti gli effetti titolare. Si pensava all'ipotesi del numero 3, largo addirittura nei 5 al posto di Zegelar, qualora Zegelar dovesse riposare, con quindi Samir utilizzato a tutta fascia. Anche queste sono valutazioni che Gotti farà domani e sabato, quindi ancora è presto per parlare, ma i punti ad oggi dell'Udinese, i punti interrogativi sono questi qui. E infine continua a allenarsi, continua il suo processo di inserimento Jaden Braaf, che stupisce tutti per la voglia di imparare, per le sue qualità. Ovviamente però bisogna aspettarlo, ricordiamo con classe 2002, è arrivato da pochissimi giorni dal Manchester City, quindi c'è bisogno per lui di un po' di pazienza. Domani allenamento alle ore 12, come oggi, come ieri, per la banda Gotti, poi sabato rifinitura e domenica il match alla Dacia Arena alle ore 15 contro il Verona. A te Angela. Grazie ad Alessandro Surza, noi siamo in chiusura, allora ricordiamo velocemente i principali appuntamenti del pomeriggio e della serata su Udinese TV. Ecco qua alle 19 saremo nuovamente live con l'edizione della sera del nostro TG, a seguire le cronache dal Veneto. L'ultimo TG alle 22:30 e in prima serata invece l'appuntamento è con l'agenda di Alberto Terasso, Udine 2050, una scossa alla città. Questo è il titolo dell'approfondimento di questa sera con la partecipazione di Pietro Fontanini, Graziano Lorenzone e Maurizio Ionico. Ci fermiamo qui per il momento, ci rivediamo più tardi alle 19. Buon pomeriggio a tutti.